Hi guys, fa la galera, la Chicos, ciao ragazzuoli. Siamo qui oggi nell'ennesimo video, raga. Sediamoci e andiamo a fare la prima missione di questo con il nostro ufficio, con la nostra organizzazione. Ok, noi siamo già CEO, ci possiamo registrare al Securo Service. Okay, I've set you up with username and password for the SecuroServe Special Cargo Network. Ok, Just hit login. login. Before you Ok. get started, we'll need some warehouse space. You're Ok, looking at the prima di map, right? iniziare. That should show you what's available in the Los Santos area. Click on the red icon, and you'll see the details of that space, whether it's small, medium, or high capacity. Once you've got some space, we can get you some stock. Ok ragazzi, possiamo scegliere i punti dove prenderci poi magazzino, no? Dove poi accumulare le nostre, credo, le nostre cose, diciamo, le nostre conquiste, i nostri pacchi, la nostra droga, roba del genere, che poi andremo a vendere. Possiamo comprare questi magazzini, quindi questo magazzino qua costa 400.000. Questo magazzino qua 360.000, può contenere 16. Questo qui 318, questo 250. Anzi, direi di prendere quello là più economico. Comunque 16, cioè 16 cose. Vediamo quello là. Questo è lo small però, ragazzi. No, il medium almeno. Aspetta un attimo. Vediamo il medium quanto costa. 1 milione, porca Eva. 42. 9,25. 9,70. E il grande quanto cazzo costa? Large. No, devo cliccare. 2 milioni e 6, 3 milioni e 5. Porca Eva, raga. Quanti cazzo di soldi? 1,9. 3,265, 3 milioni, 2,8. Queste qua contengono 111 casse, ragazzi. Vabbè, noi andiamo per il medium, invece ho 1 milione di dispari soldi che spendiamo per questo magazzino, così cominciamo a fare una cosa di soldi. 9,71, 902, 925. Questo già al porto dovrebbe essere più economico? No, 9,94, anzi. 1 milione. E qui quanto costa questo? 880. Cazzo, quanto è brutto però. Ed è lontanissimo la città. No, io prendo questo qua, che è proprio vicino a casa, 902.000, e lo andiamo a comprare, raga. Sì. Purchase warehouse. Ok. Now we're in business. Green icons represent owned warehouses. Ok, You siamo can in buy business, more ragazzi. space by clicking on another red icon or click on your warehouse Ah, to ok, start perfetto. buying Possiamo stock. comprare Just altri, choose how you ragazzi, want to buy magazzini, and we'll cliccando. set up a deal. Ok, perfetto. Possiamo Shipments come in comprare three quando sizes. vogliamo. You're a wholesale. Ok, praticamente, raga, noi dobbiamo conquistare le nostre casse e cercare di vendere al miglior prezzo di mercato. Come ci ha detto la nostra segretaria, non è colpa sua se poi magari è difficile. Qui non c'è niente, ci sono. Cioè, la vita è questa, quindi bisogna fare una lotta continua per vendere, poi cercare venditori, diciamo, cioè compratori, scusate, che comprino la nostra roba, la nostra droga e le nostre casse. Quindi vedete, è una vera e propria organizzazione di narcotraffico, di criminale, stupendo. Quindi, raga, qui noi abbiamo una cassa Medical Supplies, costa 2.000. Due casse di Medical Supplies 8.000, tre casse di Medical Supplies, quindi di forniture mediche, costa 18.000. Vediamo un po', raga. Compriamo le tre a 18.000, poi non so che cazzo significa, ma andiamo a vedere che Okay, cos'è. we're on. Go and collect the goods. I'll be in touch if anything crops up. Good luck, boss. Ah, ok, devo andare a prendere ora tre Medical Supplies, ragazzi, tre forniture mediche, credo per la città. Facciamoci dare un bel buzzard, Hi, spendiamo questi what can I 3.000. do for you? As soon as you've decided, I'll get the Pegasus rep to prepare the vehicle. Vai, dammi il Okay, buzzard. I'll get it landed on the helipad. Andiamo. Quindi, raga, ora dobbiamo conquistare queste tre casse. Conquistando solo una erano 2.000, conquistando le tre sono 18.000. Quindi questo credo che sia il tutto fare. Però, da quello che ho capito, ci sono tantissime cose da fare, raga, veramente tante. Ecco Just ping the l'assistente. collection location through to you. Ok, ci sta Pick up the mandando goods le. and bring them back to the warehouse. I don't Ok, anticipate any perfetto. trouble. Ora ci manda le coordinate per dove sono questi medical supplies. Ok, io non so se poi questa cosa qui, questi medical supplies sono visibili per tutti nella mappa. Vediamo un po', raga. Di questo non ne sono sicuro. Intanto nessuno mi sta calcolando, c'è una nebbia esagerata qui a Los Santos. Andiamoci a prendere sto medical supplies. Devo uccidere qualcuno sicuramente, credo. Vediamo un po'. Ok, fermiamoci qui. What the fuck? It's a trap, ragazzi. Ci sono. Dove cazzo è questo? Ok, perfetto. Comunque, ragazzi, ci sono anche nuove armi del. Il set trap è stato bellissimo. Ci sono anche nuove armi di questo nuovo aggiornamento. Oh. Dai, fatti vedere. Perfetto. Ce n'è uno qui, ce n'era. What the fuck? Oh cazzo, c'è qualcuno. Ah, ci sta qualcuno che mi sta aiutando. Grandissimo. Grandissimo compare.
Ok, scendiamo qui. Oh! No, sono morto, raga. Ora che succede? Posso ricomparire, posso respawnare. Oh no, ho perso. Ah no, posso comunque continuare, ok, perfetto. Ok, questo l'abbiamo ucciso. Vediamo un attimo, raga, ora. Non posso. Ok, uccidiamo anche quest'altro che è qua dietro. Ok. Credo che sia finita, no, c'è un altro qui. Ok, perfetto, raga. Dobbiamo andare a portare questo al magazzino, ragazzi. Se vogliono. Ok. AX Team Special Cargo is now visible to all player. Oh cazzo, raga. Noi andiamo. Buttiamo una bella granata qui. Quasi ci leviamo sto coso davanti. No, non si leva, porca Eva. Oh cazzo, raga, ma è difficilissimo. Ok, forse ci ha fatto spazio, che no. Dai, Giuse, vieni. Dai. Dai. Sali. Ok, perfetto. Mettili qui. Ok, perfetto. Qui non dovrebbero cadere i nostri amici. Ok, perfetto. Che tattiche, ragazzi, che tattiche. Dobbiamo collezionare 3 di questi per 18.000, ho capito bene? Non è proprio un bello affare, raga. Effettivamente, però forse sono le missioni iniziali. Vediamo un po'. Ok, raga, siamo quasi arrivati al magazzino. Ok, siamo arrivati al magazzino, raga. Perfetto. Il carico è stato consegnato. Eccolo qui, ragazzi, il magazzino, bellissimo. Anche se ho visto alcuni su YouTube da altri canali, quello là più grande è enorme. Qui da questo computer possiamo organizzare tutto il nostro stock, tutto il nostro contenuto, diciamo. Il nostro computer può essere anche hackerato, da quello che ho capito. E qui possiamo aumentare, migliorare i veicoli nostri per il trasporto, tipo, che ne so, il Titan o altre cose. Ok. Bellissimo, raga, quindi noi dobbiamo ora organizzarci. Eccoli qui, ragazzi, le casse. Stiamo a 3. Possiamo collezionarle più di 40, se non mi sbaglio. Andiamo a vedere il computer. Praticamente, raga, qui possiamo, attraverso il laptop, vendere le nostre casse. Vedete, io prima ho speso 18.000 per la ricerca, però ora potrei venderle. Questo per 10.000, questo per 22.000, questo per 36.000. 3 di olio, diciamo. Olio di serpente, cazzo è? Quindi comunque, raga, i soldi si possono fare. Ho investito 18.000, ma già qua ne ho fatti, sono 32 e 36. Sono praticamente il 4-5 volte quello che ho speso. No, sì, 4 volte. Quindi abbiamo già 3 su 42. E non abbiamo fatto nessuna vendita, non abbiamo una valutazione delle vendite. Però vabbè, raga, non vendiamo. Però voglio capire un attimino come funziona. Ma non mi chiama, non mi interessa. Voglio capire come si fanno a migliorare qui, ragazzi, i veicoli aggiungendo delle armature addirittura. Vediamo un po'. Allora, possiamo. Questi qua sono i camion. Possiamo aggiungere un'armatura. È una, diciamo, le gomme antiproiettili, ecco, a 95.000. Ed è buono. Per gli aerei possiamo aumentare l'armatura. E Jammer sarebbe upgrade di Jammer on the Kuban 800 in Titan, quindi il Kuban 800 nel Titan per aumentare le interferenze e ridurre la ricerca, il tempo di ricerca. Quindi questo secondo me è pure molto importante, anche perché sono aerei molto lenti il Kuban nel Titan e si potrebbe essere ricercati. Perché, raga, dovete entrare in ottica che anche gli altri giocatori, una volta che avete completato la missione, possono vedervi sulla mappa e possono rubarvi diciamo il bottino. E questo potete farlo anche voi con gli altri giocatori e potete poi andarle a portare nel vostro magazzino. Cioè, è una cosa assurda, raga. Qua invece possiamo aumentare l'armatura delle barche e la velocità della barca. Comunque costano molto, però in alcuni casi possono veramente salvare il culetto, ragazzi. Ora usciamo dalla nostra officina. E questo è tutto, ragazzi. Questa è la prima, diciamo, piccola missione e varie missioni che si possono fare con la nostra officina, ma ce ne sono veramente di varie, veramente infinite, quindi
complimenti a Rockstar in questo caso, perché ha aggiunto nuova linfa a questo gioco e nuovi modi per fare soldi. Io sono rimasto a secco, raga, 83.000 mi resta solo shoppare o non so che fare, magari vendo qualche macchina o non so, ora vediamo. E raga, ci vediamo al prossimo videozio. Vi salutiamo io da Giuse, ciao!